Bene amici, buongiorno, per me è quasi l'alba, 7 del mattino, iPhone 12 mini che mi porterò via in questa giornata super interessante, super stress, ho attaccato anche il wallet dietro, qualcuno diceva che mettendo in tasca il telefono, tra l'altro qua davanti sta benissimo, il wallet si sarebbe staccato, in realtà guardate, tendenzialmente sta ben attaccato e poi nella tasca posteriore ho anche il Max che userò per fare le riprese di questa giornata. Il viaggio lo farò con una ID3 versione long range, 77 kWh di batteria, carica al 100%, devo fare 211 km ad andare, 211 km tornare e guardate sul Max, collegato alla corrente perché devo fare 3 ore di navigazione GPS, sto usando appunto Google, mentre per uscire dalla città uso Waze sul piccolino che non sarà mai collegato alla corrente in questa giornata, proprio per capire l'autonomia. Ovvio, non farò 3 ore di navigazione GPS, appena uscito da Milano lo spegnerò. Non vedo l'ora di andare a vedere la diga come i bambini. Ma visto che questo sarà un viaggio lungo, approfitto dei semafori, della pausa caffè o di quando dovrò magari ricaricare per fare qualche pippone. Primo sul 5G, ha senso su uno smartphone? Allora, ormai se non ce l'hai, sei un po' tagliato fuori, la tecnologia va avanti, ma diciamo che un buon 4G basta e avanza per avere banda sufficiente a fare praticamente tutto sul cellulare. Là dove il 5G può essere tanto utile è quando lo usiamo come modem per il PC, magari in PC siamo multitasking, magari dobbiamo scaricare dei dati, magari facciamo una videochiamata, magari lezioni a distanza, eccetera eccetera. Ecco, per tutte quelle cose il 5G, quando facciamo più cose contemporaneamente, è utile. Ed è anche utile quando c'è tanta gente, stadio, partite, fiere, ecco, sono ormai lontani ricordi dei tempi di Covid, ma ragazzi, torneranno e il 5G in quegli ambiti è utile. Usare il telefono così si può anche disabilitare e risparmiare un po' di batteria. Tra l'altro Ada su questi tre è veramente al top. Guardate, il volante sta facendo la curva praticamente da solo. Guardate, se io tolgo la mano, siamo ancora in curva e tac, la strada si raddrizza e il volante si raddrizza. Comunque, per i lunghi viaggi in autostrada io spero arrivi presto la guida autonoma totale, perché guidare è bello, ma sulle strade così dritte, limite 100, sono a 100 con riscontro adattivo, ma quanto sarebbe bello fare anche altro. Un miraggio! Un bar aperto per l'asporto qua a Bormio, speriamo che mi diano un caffè e mi facciano fare la pipì, perché il dramma di viaggiare quando è tutto in lockdown, quindi viaggiare per lavoro, è che è tutto chiuso. Sì, e niente ragazzi, il sogno si infrange perché il ristoratore giustamente è ristoratore, quindi non è bar e quindi non fa servizio d'asporto, ma è così gentile che mi fa usare quantomeno il bagno. Grazie, sei gentilissimo davvero. 79% di batteria, Waze, Instagram, Maps, insomma stamattina l'ho usato poco ovviamente perché sono in macchina, però tanto cambio celle, un paio di telefonate lunghe da una ventina di minuti per ora, però devo dire che si sta comportando abbastanza bene. Ho notato che quando si usa la navigazione scende ovviamente un pochino di più, facendo due calcoli circa un 20%, 25% ogni ora. Invece la ID3 come si sta comportando? Allora vi dico subito, sono al 41% di batteria, quindi teoricamente non ho batteria sufficiente per tornare, ma l'ultimo pezzo è stato molto in salita. Siamo a 1170 metri di quota, lo vedo qua sul mio Phoenix, quindi il consumo medio, diciamo, fino adesso era, cioè fino a prima della salita, intorno ai 15 kWh a 100 km. Per venire qua in Valtellina c'è un pezzo di superstrada tutta 90 all'ora, poi qua ovviamente paesini tra i 60, 70, 50 km orari. Adesso che l'ultimo pezzo l'abbiamo fatto in salita, ho consumato un po' di più, 17,3 kWh, 194 km dalla partenza. Manca poco perché mancano 16 km all'arrivo, GPS ottimo di entrambi i telefoni, ma adesso basta parlare, ho una salita che mi aspetta e un impianto idroelettrico da visitare. Che freddo. No vabbè, che bello, io voglio venire a vivere qua, è bellissimo Kia. Sì, perché ci sei adesso, poi voglio vedere. Si dice dopo una settimana ti spari. Ma attenzione, perché me avevano detto la salita è a pagamento, la strada. Il problema adesso è... Sì, io ho lasciato a casa il portafoglio. Riuscirò a pagare con l'NFC? Dov'è la Y?
Ma perché non metto una QWERTY? Non lo legge. Proviamo a togliere il wallet. Mi sa che non va proprio la macchinetta. Un bel 5 euro con la carta di credito, ok. Non si paga? Non si paga? Ah! Cavolo, mi sa che me li hai già ciucciati i 5 euro. Vabbè, è andata così, grazie. Esatto, sono per una buona causa. Ho letto qua. Ma sì, vengono devoluti all'ospedale Morelli Sondrio. Bene così. Ma che bello salire in questo posto pieno di natura, circondato da pini, abeti, da ciclisti, da gente che fa trekking e non rompergli le scatole con i miasmi degli scarichi, della puzza, di tutta questa roba. Ci si sente proprio meglio dentro. Questa galleria scavata nella roccia. Vabbè, ma dai. Torniamo. Ma arrivati, macchina al 29%, toccherà poi caricarla una colonnina. 69% il mini, 100% il max, ovviamente l'ho tenuto collegato. Ma perché siamo qua? Sostanzialmente perché a me piace toccare con mano le cose di cui parlo. Allora, la truppa, ciao Danilo, ciao a tutti, buongiorno, grazie di questa opportunità di NEN e di A2A. NEN fa parte del gruppo A2A, perché sapete, mi hanno sempre detto, noi vendiamo energia che arriva da fonti rinnovabili. E allora andiamo a vederle queste fonti rinnovabili, ma questo sarà un altro video. Questa è la diga di Cancano, posti fantastici. Come funziona proprio dalla captazione dei ruscelli, dei nevai, dei ghiacciai che ci sono qua fino alla presa di casa vostra? È un altro video. Eccola, porca vacca, lo sapevo. Fortunatamente no, non si è fatto niente, si è solo un po' sporcato. Anche il mini al vetro, quello rinforzato con le nanoparticelle di ceramica. Bene, bene così, se no la prova sarebbe finita qua. E ovviamente il video lo girerò con il Max, con il suo nuovo sensore stabilizzato sia a livello ottica sia a livello sensore in 4K 60 frame per secondo. E già vi dico che sotto questo sole il display comunque si vede bene. E già che ci sono, faccio anche un po' di comparative tra le foto, tra uno e l'altro. Ovviamente il Mini non ha la cam zoom, invece è una cam 2.5 per il Max. E in un posto magnifico come questo, vuoi non fare volare il drone? It doesn't even make sense why we try to fight it. Every time that we touch, the room caught on fire. We could blame it on the wine, but we know that we were both be lying. I wish I didn't want you. I was doing just fine the way that it was. Then you hand me these emotions, didn't want them, but I guess that I'm stuck. Mini 2, tanta roba, ha contrastato un vento mica male qua sulla diga. E una considerazione che faccio spesso: le applicazioni un po' professionali per i droni, per i gimbal, non so perché, ma su iOS girano meglio, su questo Pro Max ovviamente girano alla grandissima. Tra l'altro è arrivato l'aggiornamento firmware del Mi 2 e mi sembra che vada ancora meglio. Poi guarderò le immagini, ma come volo top. Giro la diga, spettacolo finito. Adesso andiamo a vedere gli impianti. 59% il Mini, che ha sofferto un sacco perché non c'era rete, quindi sempre ricercherete, però pensavo peggio. Il Pro Max è al 59% e ha fatto almeno un'ora, un'ora e mezza di riprese, più ovviamente il controllo del drone. Ma quello che più mi dà soddisfazioni è l'ID3, perché guardate in discesa, arriva a caricare fino a 60, 68, 70 kWh, 100 km. E niente, da qua la strada si fa sterrata, quindi devo lasciare la ID3, che però in discesa si è caricata del 3%, mi pare fossi al 28 quando è arrivato prima, boh, non mi ricordo. Comunque si è caricata. La strada era impervia, meno male che abbiamo preso la Jeep, ma la cosa che mi preoccupa è che adesso dobbiamo entrare in macchina lì dentro, cioè in un tunnel scavato nella roccia. Aiuto. Mi sento tanto in un film tipo Viaggio al centro della Terra. Attenzione, ci sono anche incroci e bivi sotterranei. Stavamo commentando il fatto che i parcheggiatori abusivi si trovano anche nelle viscere della terra. Quanti metri siamo sotto alla montagna? 160 metri, perché abbiamo il polso bathymetrico e in effetti. Quindi la misura è certa e ovviamente qua sotto
Ricezione difficile? Neanche l'iPhone può. No, vabbè. Cioè, questa è la condotta che porta l'acqua dalla diga fino alle turbine. È gigantesca. Che diametro ha? 2,80 m. E qua dentro scorre un sacco d'acqua, un fiume. Qui dentro passano 26 metri cubi di acqua al secondo a pieno carico. 26 metri cubi di acqua al secondo. E questi attuatori a cosa servono? Queste sono le valvole di intercettazione che permettono di mettere in sicurezza tutto il tratto della condotta forzata, quindi della turbina. Si chiudono queste valvole e ovviamente l'acqua non passa più, è doppia, una doppia sicurezza. La mia maledetta curiosità è sempre un altro video quello che vi racconta di come funziona tutto l'ambaradan. Mamma, che esperienza incredibile che è stata, veramente, veramente eccezionale. Ma adesso si riscende e si ricarica la macchina. Vai in discesa. Ma quanto senso ha la macchina elettrica in montagna? Ma tantissimo, perché voi quando salite praticamente come se caricaste dell'energia potenziale. È vero che si consuma un sacco di batteria, ma scendendo gran parte di quel consumo viene compensato dalla ricarica che si mette nelle batterie. Pensando a un'auto termica, cioè salendo si consuma un botto, e poi quando siamo su e iniziamo a scendere, tutta l'energia la buttiamo via in calore, frenando o scalando e quindi demandando il freno al motore, che però andando, ok, non consuma benzina perché non entra benzina, ma tra gli attriti che fa ci rallenta e comunque si butta via un sacco di energia in calore. Quindi in montagna l'elettrica, pensavo fosse solo per ambiti urbani, ma secondo me ha un senso. Forse dovrebbero fare un fuoristrada elettrico, forse c'è già. E qualcosa mi dice che siamo arrivati alla centrale. E attenzione che anche la centrale è ipogea. Altro tunnel. Beh, questo più che un tunnel era un'autostrada, ma che figata qua dentro. E guardate, questa è la turbina di ricambio che girando genera energia. Ma è sempre un altro video. Oh. Mi sento al guinzaglio. Questa è la porta stagna. Urca. Porta leggera. E dopo essermi imbragato si sale così, perché questa è una sicurezza anti scivolamento, quindi va tenuto orizzontale. Poi magari quando c'è un po' più di luce vi faccio vedere come funziona. Ma sto arrivando di fianco alla conduttora. Mamma. Ecco, c'è un po' più di luce. Praticamente se voi lo tenete così, vedete, vi permette di salire. Ma se voi per caso scivolaste da questa scala, il che non è così remota come possibilità perché è tutta bagnata ed è molto ripida, vedete, il meccanismo blocca e quindi vi evita di far scendere a valle. Questo perché qua siamo a 600 metri sotto, cioè questa scalinata va su e fa 600 metri di dislivello. Ma è sempre un altro video che se non avete visto... Ah, mi sa che pubblico prima questo, vabbè. Arriverà tra qualche giorno su come funziona la centrale. Fantastico. Mamma mia, che esperienza spaziale che è stata. Tolgo la mascherina. Allora, 12 mini, 40% di autonomia. Nel frattempo, se mi seguite sui social avete visto, ho fatto un sacco di storie, ho fatto un po' di foto, due chiamate, ho scorso anche le email. E no, non vi dico la percentuale di batteria del Max perché non ha senso, ho girato un sacco di video, non è un utilizzo standard. Adesso l'ho messo in carica, navigazione, perché puntiamo alla colonnina Fast, è circa 100 km di distanza, qua mi dice 104, 105, però ho caricato ancora qualche punto percentuale di batteria, adesso alta discesa, ma sì, dai che ce la facciamo, non arriverò a casa, ma almeno alla colonnina spero di arrivare. Comunque la discesa con l'elettrica è fantastica, sono ancora al 33% e ho fatto 60 km da quando sono partito. E poi qua in mezzo al nulla sono al 15% di autonomia, in teoria potrei forse tornare anche a casa, mamma che freddo che fa, ma c'è una Fast di Enel X al buio, vediamo se va. Ma sì, ma bisogna confidare nella tecnologia, tutto perfetto, ho già buttato nelle batterie 2.2 kWh, sono partito al 18%, in 3 minuti sono già al 21%, sta caricando più o meno a 50 kW e ho usato l'applicazione Next Charge per far partire la ricarica. In teoria in 1 ora e 45 sarebbe carica, in realtà a me non serve tutta la carica, aspetto che arrivi fino al, ma facciamo 35-40% per comodità, mi sta caricando 7 km al minuto.
vado a prendere un caffè, ma è tutto chiuso. Ecco, ci vorrebbero dei self service vicino ai punti di ricarica. Vabbè, però avanti mi sembra di aver visto una pizzeria. Bah, qualcosa ci inventiamo, dai. Specchia scamorza. Grazie. E poi l'oasi, una gelateria, pizzeria al taglio in mezzo a nulla praticamente. Ovviamente tutto confezionato perché dobbiamo mangiare fuori da asporto. E adesso vediamo se funziona Apple Pay attraverso tutto l'ambaradan del portafoglio. Prima vuole il Face ID, giustamente, mascherina, maledetto. Tac. Sì, l'ha preso nonostante tre carte di credito, una di metallo e il portafoglio. Funziona. Ma figurati, grazie a te, sei un'oasi nel nulla. Ciao, grazie. Grazie, ciao. E attenzione alla scena epica, perché su questa panchina davanti a un Agip, e io gli faccio perepè all'Agip perché sto andando elettrico, mangio una pizza al taglio. Però è bello così. E rieccoci, vediamo com'è andata. Beh, benissimo ragazzi, in 36 minuti sono già al 66%, direi che basta e avanza. Stoppo la ricarica, nel frattempo vi dico che qua siamo sul mini al 23%, e direi assolutamente non male. Ma quello che mi è piaciuto di più è l'usabilità, ma già lo subdoravo, guardate com'è piccolo, con una mano ma senza fare acrobazie si riesce ad arrivare alle notifiche, è tutto compatto, è tutto qua a portata di mano. E poi la velocità, ragazzi, con questo processore la velocità è ottima, ovviamente è praticamente come quella di iPhone 12. Qua la rete è quella che è, quindi è un po' viziata da quello, ma è un telefono che mi sta piacendo veramente un sacco. Oggi ho usato in maniera stress, e anche spenta la luce, aiuto, sono al buio, riaccendetela. E che dirvi, mi aspettano altri 100 km a casa, le conclusioni, e non lo so, sono contento. Oggi è una giornata in cui è andato tutto abbastanza dritto, ma non sono ancora a casa, quindi non dico niente. Ma quanto sarebbe bello se lo Stato obbligasse ogni distributore di carburante a installare una colonnina Fast. Avremmo risolto tutti i problemi, che in realtà non sono problemi, perché avete visto, io oggi ho fatto un viaggio abbastanza lungo, tra l'altro in una zona priva di colonnine come la Valtellina, ma sono riuscito a farlo senza che diventasse un calvario, proprio perché ho una vettura con una batteria capiente, 77 kWh. Mi immagino tutta quella serie di vetture, tra l'altro, che stanno uscendo anche in questo periodo, che hanno una batteria un po' più piccola, intorno ai 35-40 kWh, che hanno senso perché magari costano un po' meno, perché magari sono più leggere, perché magari sono studiate prevalentemente per la città o i percorsi interurbani. Ma con le Fast andrebbero bene, anche se estemporaneamente uno deve fare un viaggio lungo, perché oggettivamente le colonnine non Fast, mi riferisco a quelle a 5 corrente alternata che arrivano a 11 kW, ma anche a 22, ma la maggior parte dei caricabatterie delle vetture arriva a succhiare massimo 7 kW. Beh, stare fermo 1, 2, 3 ore per ricaricare un'autonomia necessaria per fare magari altri 100 km, sinceramente non ha senso. Quelle colonnine ci vogliono, ce ne vogliono tante, ma per la ricarica durante la sosta, durante il lavoro, durante la spesa, insomma in questi contesti. Eh sì, il motto sarà più Fast per tutti. Ciao ID3, sei stata un'ottima compagna di viaggio, mi hai fatto fare 400 km confortevoli, e quello che vi dicevo, l'ho collegata a una colonnina AC e sì, durante la notte si caricherà. Lui è al 14%, allora sapete che faccio, sempre con una mano perché si riesce tranquillamente, attivo il risparmio energetico, adesso arrivo a casa, solito uso serale. Oggettivamente non è un battery phone, è arrivato al 14%, quasi alle 20, anche perché non ho usato tanto la navigazione GPS, che è una di quelle attività che lo mette un po' in crisi, ma tendenzialmente io oggi in macchina per esempio avrei tranquillamente potuto usare il cavo per ricaricarlo, o la ricarica wireless che sulla ID3 c'è, non l'ho fatto proprio per capire come si sarebbe comportato. Però di contraltare, oggi è stata una giornata super stress per quanto riguarda la rete, perché sempre in balletto tra le celle, perché ho sempre viaggiato nelle gallerie della centrale, non c'era campo, quindi sempre in ricerca campo, in alto c'era Edge, quindi cercava magari il 3G, il 4G, insomma è stata una giornata stressante. Ma adesso arrivo a casa, qualche coccola con Chiara, magari le chiederò come trova questi due iPhone 12,
utilizzo serale, quindi un po' di Netflix, un po' di social e poi niente, ragazzi. Recensione per trarre le conclusioni. Comunque non c'è niente di meglio del divano. Questa è la visualizzazione a schermo intero dei video, pur essendo mini, il display è abbastanza grande, si vedono bene i video. La tacca, sì, nei video rompe un po' le scatole. Chiara, manca solo il tuo giudizio. Come lo trovi? Allora, piccolo è piccolo. Aspetta che tolgo questa cosa qua. Questa cosa qua come ti è sembrata? Perché io... è la classica cosa che pensavo fosse una vaccata, invece l'ho trovata comoda. Devo dire, anche perché rende un pochino più ciccio il telefono, che è piccolino piccolino, e lo rende un po' più impugnabile. E poi pensavo si staccasse, qualche blogger americano diceva che lo metteva nella tasca dei jeans e si staccava, in realtà a me non si è staccato durante tutta la giornata. Allora, diciamo che questo portafoglietto lo rende molto più maneggevole effettivamente per poi scrivere. Senza il portafoglietto che lo appesantisce, lo trovo comunque estremamente leggero, è piccolino, non sono più abituata a degli schermi così piccoli, però i caratteri sono molto nitidi e ha un bello schermo. Questo è per quello che ho visto io. Rispetto al tuo? Piccolo. Però piccolo. È bello. Tu, però... ecco, tu non resti un piccolo, che tu hai avuto per un sacco di tempo l'SE. Non lo so, ma per una questione proprio mia di vista che allora ragazzi, ho il Jolly. La mia seconda giovinezza. No, ferma, ho il Jolly, perché adesso ti do il Max, cioè quello gigante. No, vabbè, no. Così questo hai due no. estremi. No, questo no, non mi piace. No, è troppo. A parte è molto più pesante pesa quasi questo. Un metro in più, 130 rispetto a 220, mi sembra. Sì, ma a parità di questo col portafoglietto, questo è estremamente più pesante. No, è troppo grande, Andrea, cioè no. Non ce la si può fare. No, ma anche proprio, vabbè, forse per un uomo può essere... Ma in realtà voi donne che avete le borsette, se lo metti dentro e via. No. Sì, però è grosso, cioè è tanto grande, anche solo scrivere i messaggi, cioè... è la mia faccia, ti copre la faccia, che forse è anche un bene, però a quest'ora ragazzi, però anche no. Allora, se dovessi scegliere tra i due, io personalmente quello più piccolino, maneggevole, compatto, ha un bello schermo. Anche questo ha un bello schermo, però sai che non so se è una questione ottica, ma i caratteri sembrano molto più nitidi su questo che su quello. Inizialmente dovrebbe essere uguale, però ci sta, non è che devi intenderti, vedi uno schermo, lo sblocchi col tuo codice, per favore, con la faccia. Hai schiacciato troppe volte il codice, quindi ok. E niente, quindi questo è quanto. Prima ho visto un pezzettino di video, si vedeva molto bene, ha ragione Andrea, anche se è piccolo però il video si vede bene, però non ho avuto modo di provarlo, quindi questa è la mia prima impressione così. Grazie amore, sei sempre preziosa. Anche perché loro che guardano poi mi rompono le scatole, ma Chiara cosa ne pensa? Ecco cosa ne pensa. Vabbè, sapete che no, ragazzi. Comunque 12% di batteria. Buonanotte. Non prima però di avervi fatto vedere come è andata oggi la batteria e si scandalosamente sto andando a letto alle 21:52, ma sono cotto. E guardate qua, 3 ore e 58 minuti di schermo acceso, 15 minuti schermo spento con queste attività.